Quanto è bella questa città? È veramente bella. Io pensavo di non essere stata qua, ma quando ho visto la piazza l'ho subito riconosciuta. Sì, io spero di portare fortuna. Grazie. Gina Lollobrigida, madrina dell'Arezzo Raro Festival. La stella del cinema è stata infatti ospite dell'anteprima della manifestazione con la presentazione del libro di Emilio Giuseppe Spedicato, Non solo Malibran, 108 incontri tra un matematico e il mondo della lirica. Inizio ad aumentare i testimonial, i VIP che sono passati dalla Casa della Musica di Arezzo e ad Arezzo. E quindi insomma averla qui comunque per noi è stato importante, prestigioso, e poi insomma fa il battesimo del Raro Festival e tutti speriamo che le cose vadano per il meglio. Una serata dunque dedicata alle grandi donne dell'opera, con aneddoti che hanno accompagnato il pubblico nella storia delle grandi voci della lirica mondiale, e tra le protagoniste non poteva mancare la stessa Gina Lollobrigida. La diva infatti nel suo primo film La donna più bella del mondo interpretò la cantante Lina Cavalieri, utilizzando la propria voce sia per cantare le canzonette che le arie di opera lirica. Sì, era la mia. A Bruxelles mi fecero un omaggio, un disco della Lina Cavalieri. Ma quando ho sentito la voce sono rimasta male, perché non l'avevo mai sentita cantare. Certo, se l'avessi sentita prima forse...